Day 1A del VPT di Porto Rose, chiusura anticipata per questa giornata inaugurale. Max, spiegaci un po' cosa è successo a fine giornata, perché dovevamo giocare 9 livelli e alla fine ne abbiamo giocati solo 7. Ma guarda, siamo rimasti sorpresi anche noi, perché da un minuto all'altro hanno detto stop the game. Io suppongo che il fatto sia relazionato a questo motivo, che essendoci ancora 2 livelli si sarebbe rimasti veramente in pochi, presumibilmente, quindi sono 16-15 giocatori, il che credo che il livello di immagine non sia buono per un Day 1A. Poi, considerando che domani sono previsti circa 130-140 giocatori, da quel che dicono, non so, avranno fatto dei calcoli per equilibrare forse anche di stack o insomma l'immagine, in realtà non ne ho idea. Avendo ultimi 10 minuti del livello numero 7 con 28-29 giocatori, 5 minuti prima di quello, di finire il livello numero 7, erano giusti 27 giocatori. Abbiamo fatto 3 tavoli. L'organizzatore del WPT vuole 3 tavoli che si spostano per il giorno 2. Continuare a giocare livello numero 8 con 3 tavoli, possiamo arrivare anche a 18 giocatori. Chiudere il gioco a metà del livello numero 8 non va bene. Avvisare i giocatori 5 minuti prima è quasi uguale come avvisare nel momento giusto, questo giusto. Davvero, di nuovo le chiedo scusa, ma penso che l'abbiamo fatto questa decisione in una maniera che tutti possano essere contenti.